ancora la prima edizione del premio Roma Jam Session, esibendosi nella serata finale al Teatro delle Muse. Ha inoltre partecipato come musicista alla manifestazione internazionale MTV Europe Music Award, tenutasi nell'ottobre del 2004 a Roma, nel corso del quale ha accompagnato l'artista internazionale Eminem. Gianluca svolge attività concertistiche nei noti e rinomati locali jazz della capitale, collaborando con musicisti di fama nazionale. Ultimamente ha collaborato con Massimo Wertmüller nella tournée teatrale dello spettacolo I dolori del giovane Wertmüller. Gianluca Mancini. A voi ovviamente ciò che tutti sanno riguardo Gianluca, che è un noto tifoso interista, e quindi scatta anche l'applauso. No, ovviamente Gianluca è juventino, però le volevo fare una domanda. Se si può avvicinare, maestro, le posso dare del lei? Perché di solito ci diamo del tu, quindi questa cosa formale ci diamo del lei. Se Del Piero fosse un musicista jazz, quale strumento suonerebbe? Questa è marzulliana, eh? Boh, penso sicuramente il pianoforte. Sì, perché c'è una tavolozza di colori talmente ampia, capito? Le pennellate si fanno anche col piano, no? L'atmosfera. Bravi. Sono veramente proprio gli eventini. Beh sì, no vabbè, la risposta comunque. Invece Pinilla? Del Palermo? Ma secondo me farebbe il muratore. Sì, che c'ha il fisico... Va benissimo, allora Gianluca, magari è meglio la batteria, nel senso in genere. Rifacciamo un applauso al Gianluca Mancini Trio. E adesso abbiamo parlato fin troppo, adesso parole. Noi vi auguriamo un buon ascolto, una buona serata, ci rivediamo nell'intervallo. E giusto per ricordarvi gli stand enogastronomici che ci sono alle vostre spalle, quindi nell'intervallo potete raggiungerli. Buona serata. Buona serata. Thank you.
Thank you.